ci stanno letteralmente uccidendo. Primo problema di cui non si parla è il problema dei rifiuti tossici. Cos'è successo? E anche qui connettete tutto, cominciate a connettere le cose per favore. Le navi scoperte adesso a Cetraro, Calabria, il traffico con la Somalia, è tutto legato. Quando è crollato il regime di Siad Barre in Somalia, siamo andati in crisi. Partivano aerei da Roma carichi di viveri diretti ai poveri affamati della Somalia. Il ministro o il sottosegretario firmava tot aerei partiti. Non arrivavano in Somalia, atterravano fuori Palermo. E fuori Palermo tiravano fuori i generi alimentari, caricavano armi. In Somalia arrivavano armi. Non sapevamo una cosa, che dietro a questo accordo fra Siad Barre, governo della Somalia, e il governo italiano, questo scambio di armi, cosa ci stava sotto? Il permesso da parte del governo somalo di seppellire i rifiuti tossici in Somalia, che in questi giorni sono venuti a galla con lo tsunami. Lo tsunami ha scoperchiato un sacco di roba. Cos'è che avviene? Dopo il 90 in qua, siccome non potevamo più fare questa roba con la Somalia, è stato deciso che la Campania doveva diventare il nuovo sversatoio dei rifiuti tossici italiani. E qui allora capite quello che è avvenuto l'anno scorso in Campania e a Napoli, il disastro dei rifiuti. È stato voluto, creato ad arte, per convincere tutti che l'unica maniera per uscirne fuori è incenerire e discariche. E appare il grande mago. Purtroppo il popolo italiano è talmente imbecille che quando è apparso l'anno scorso il mago Merlino in televisione e ha annunciato al popolo italiano che il problema dei rifiuti a Napoli è risolto, li abbiamo tutti creduti. Cosa ha fatto Berlusconi? Una cosa semplicissima, il decreto 90. Col decreto 90 impone alla Campania 4 inceneritori e 12 megadiscariche. Guardate che se quello di Acerra da solo può bruciare fino a 800, adesso parlano di 650.000 tonnellate di rifiuti all'anno. Se i 4 inceneritori entreranno mai in funzione in Campania, noi campani dovremmo importare rifiuti da fuori, da voi, da Malagrotta, da bruciare per poter far funzionare. Capite subito l'assurdità di tutto. Questo ci è imposto con la forza dell'esercito. Gli inceneritori producono tumori. Guardate che sia l'ordine dei medici francese come l'ordine dei medici inglesi l'hanno detto con molta... Quando l'ordine dei medici dell'Emilia Romagna l'ha detto, eravamo col governo Prodi, immediatamente Bersani ha detto al guardasigilli di allora, che vi ricordate chi era? Ma non mi vergogno soltanto a dire la parola, Mastella, porta l'ordine dei medici, portano in tribunale. E per me, capite, come prete, come missionario, è un problema morale, è un problema etico. La mia meraviglia è che la Chiesa non ci sia in queste cose. Ma è possibile che la vita sia soltanto, la difesa sta nell'embrio e in chi muore per l'eutanasia e in mezzo? Quando tutte le nostre vite sono minacciate, perché la scelta non è a favore di noi. Capite perché anche della mia sofferenza e perché ci sono dentro? Lo sento come un problema che mi appartiene proprio come prete, come missionario. Quindi dobbiamo incominciare a fare politica, ma non la politica che vedete attorno oggi. Politica, ricordate quello che vi diceva Don Milani. Diceva, uscire dai problemi da soli è egoismo, uscirne insieme è politica. Questa è la vera, abbiamo fatto un discorso politico questo, non partitico, ma profondamente politico. E capite com'è importante quindi partire dal basso perché nasca il nuovo.